Buongiorno, oggi vi racconto una storia. Allora, nel 2016 sono entrato in libreria perché mi volevo comprare una roba particolare e ho trovato un libro bellissimo che adesso vi faccio vedere ed è questo, Il piccolo teatro di Rebecca. Non so se qualcuno l'ha mai visto. Perché è una storia particolare? Dopo vi racconto del libro. Perché a febbraio 2016 sono entrato in libreria e ho comprato questo libro perché me lo sentivo. Non lo so, volevo comprarlo. Esattamente un anno dopo è nata mia nipote e si chiama Rebecca. Quindi sì, è stata una storia un po' particolare perché un anno prima era così nell'aria, ecco. Detto ciò, vi faccio vedere come è fatto il libro. Allora, il libro è fatto in questo modo. È tutto quanto ritagliato, ok? C'è una storia e ci sono le finestre al centro. Ogni volta sfogli e si sposta un personaggio, ok? Quindi ci sono delle cose. Tornando leggermente sul discorso di ieri, ci sono delle cose nascoste, ok? È bellissimo, cioè a me adoro. C'è un'unica cosa, non la vedete, ma in fondo, che si vede dalla prima pagina, che è nell'ultima pagina. E quindi vado un attimo a farvelo scorrere, adesso devo trovare il modo di come fare. Vedete? Si aggiungono i personaggi, eccetera, eccetera. Alla fine si arriva giù, e c'è una signorina su una bicicletta in equilibrio sopra un filo. Perché mi piace questa cosa? Perché sul discorso di ieri, il nascosto, no? Le cose nascoste. Qua è nascosto, però è sotto gli occhi. Ed è un filo. Ed è l'equilibrio. Il comune denominatore di tutta quanta la storia è l'equilibrio. L'equilibrio è una cosa che tutti quanti un po' nella nostra vita ricerchiamo, no? Detto quello che ho detto ieri, aggiungo quello che ho detto oggi. Mi piace immaginare che, grazie a questo libro anche di Rebecca, Il piccolo teatro di Rebecca, che l'equilibrio ci sia sempre, ci sia l'equilibrio, e che a volte non riusciamo a vederlo perché abbiamo qualcosa che ci oscura la vista, no? Però in fondo riusciamo ad arrivarci, riusciamo a capire dov'è e riusciamo a rimanere stabili grazie a quell'equilibrio di fondo che c'è sempre, non ci abbandona e non ci manca. Dobbiamo solo essere bravi a capire dov'è, a trovarlo e a farlo nostro. Troviamolo questo equilibrio.